Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa domenica interroga molto ciascuno di noi nella sua semplicità, nella semplicità del racconto che Gesù offre ai farisei con cui si trovava a tavola. È un racconto che dice ancora molto a noi perché ci chiede di mettere a fuoco quelle che sono le nostre vere esigenze. Il racconto vede questo padrone che desidera far festa, desidera offrire il meglio che ha a delle persone che ha scelto, che ha chiamato, che ha invitato, e al momento della festa, al momento della gioia, queste persone non dicono di no. Non dicono, guarda, non mi interessa, ma si scusano, cercano di portare delle motivazioni per dire che l'invito del padrone è un invito che ha meno valore dei tanti impegni, pur legittimi, pur giusti, che queste persone avevano. Chi deve vedere un campo, chi deve andare a controllare i buoi, chi si è appena sposato. Sono degli impegni legittimi, impegni di persone comuni, impegni che, cambiando chiaramente nel contesto, possono essere gli impegni di ciascuno di noi, le tante cose della vita di ogni giorno. E queste persone mettono prima le loro necessità, necessità giuste, necessità normali, nulla di strano, però davanti all'invito mettono queste esigenze. E questo racconto può dire qualcosa anche a noi, può far nascere in noi una domanda che possiamo affrontare con molta serenità, ma con molta serietà, e cioè quali sono le nostre esigenze, quali sono le nostre priorità, perché gli impegni della vita di ogni giorno, della vita quotidiana, sono tanti. E spesso ci portano, perché questa cosa per primo la vivo io, ci portano a mettere in un angolo il Signore. Noi talvolta corriamo il rischio di vivere in maniera magari scontata la nostra fede, quindi non dando e non sentendo spesso l'urgenza di stare vicino a quel padrone, a quell'ospite che ci invita a casa propria e vuole fare festa con noi. Quindi poniamoci questa domanda: qual è la priorità più grande nella mia vita? Chiediamo al Signore la grazia di sentire l'esigenza di stare con Lui, perché ciò che colpisce è che il padrone di casa, in questa parabola, in questo racconto, riempie la sua casa alla fine, perché questo è il suo desiderio, desiderio che porta a compimento, ma la riempie di storpi, di ciechi, di zoppi, la riempie di coloro che sono gli ultimi, quelli che il popolo di Israele considerava dei derelitti, che sono quelli che sentono la necessità, sentono la bellezza del poter far festa. Ecco, chiediamo al Signore la grazia che la fede, lo stare con Lui, per noi diventi qualcosa di ordinario, una necessità ordinaria, che ci dia un punto di vista nuovo, originale, su ciò che ogni giorno viviamo, non lasciando che quell'invito pressante che il Signore fa a ciascuno di noi cada in mezzo a tanti impegni, a tante occupazioni che, per quanto giuste, rischiano di diventare i nostri piccoli e grandi idoli. Sia lodato Gesù Cristo.